Bentrovati con il consueto appuntamento dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Questi gli argomenti che affronteremo in questa puntata. Impianti di radiocomunicazione, approvata la nuova legge. Norme sul governo del territorio, la legge modifica le norme. E poi un convegno, convegno violenza di genere, strumenti e nuove frontiere. Ma veniamo subito al primo servizio dedicato all'Assemblea Toscana. L'Aula ha approvato a maggioranza le modifiche alla legge regionale disciplina in materia di impianti di radiocomunicazioni. Vediamo. Abbiamo concluso un lavoro approfondito, lungo, che ha visto coinvolte tutte le rappresentanze consiliari, la commissione competente, e un lavoro che ha anche accompagnato le sollecitazioni che, immaginate bene, in questo campo ci sono dal mondo delle imprese e dei gestori dei servizi. Abbiamo cercato di cogliere appieno lo spazio che ci viene affidato dalle competenze che spettano alla Regione. Non è competenza regionale il grado di emissione delle onde elettromagnetiche, le tolleranze. Questi sono provvedimenti che lo Stato provvederà in maniera innovativa a breve. Sono già stati annunciati innalzamenti dei limiti e delle soglie di accettabilità dei campi elettromagnetici. Noi abbiamo votato convintamente questa legge che va nella direzione dell'innovazione. Il 5G serve all'evoluzione, serve allo sviluppo, serve uno sviluppo responsabile. Ai comuni viene chiesta una grande assunzione di responsabilità, la possibilità di definire nei propri territori zone idonee, zone sulle quali si possono installare o non installare delle antenne, si possono fare dei percorsi di partecipazione e di informazione, quindi sia allo sviluppo, sì ovviamente alla tecnologia, sia alle nuove tecnologie a servizio della complessità dell'innovazione tecnologica dentro un quadro di grande rispetto del paesaggio toscano e soprattutto della salute dei cittadini. Per questo è fondamentale definire una legge. La Toscana si dota di una normativa innovativa all'avanguardia sotto il punto di vista nazionale e anche internazionale. Devo dire che le tutele previste dalla nostra normativa sono un unicum. Riteniamo che non ci sia stata sufficiente attenzione verso quello che sono le prerogative dei comuni, perché i comuni sono i punti di riferimento centrali. C'è un tentativo di accentrare il potere dell'organizzazione e della messa insieme di quelli che sono le nuove normative che riguardano le antenne, che rischiano di non permettere ai comuni quell'azione di equilibratura, di confronto fra le esigenze pubbliche, penso alla salute, penso ovviamente anche alla necessità che la comunicazione sia facilitata attraverso questi strumenti nelle zone periferiche, con quelli che sono gli altrettanto legittimi interessi dei gestori. Ci sono due elementi da contemperare e che questa legge potrebbe fare se solo fosse adeguatamente finanziata, che è ciò che abbiamo chiesto con l'ordine del giorno. L'esigenza di rafforzare tutto quello che sono l'impiantistica e le necessità che vengono ad avere una rete digitale efficiente anche nelle aree periferiche, cosa di cui la Regione parla da anni ma che ancora non è riuscita a fare. Abbiamo una copertura aree grigie che ancora non sono coperte, e nello stesso tempo tutelare l'ambiente da un eccesso di onde elettromagnetiche. Per fare questo serve un monitoraggio. Questa legge potrebbe andare in quella direzione, cioè riuscire a fare un monitoraggio di quello che è l'inquinamento ambientale e capire anche quindi dove si possa fare nuovi impianti, nuove antenne, ripetitori, senza però danneggiare eccessivamente l'ambiente e soprattutto calcolare quali sono i danni, anche i possibili danni per la salute umana. Questo è un altro aspetto fondamentale. Però senza dare dei soldi a questa proposta di legge non si saprà né come fare il monitoraggio, e soprattutto ancora oggi mancano soldi per fare queste reti di telecomunicazioni e avere la banda larga, la fibra, soprattutto per le imprese e per le aziende pubbliche, le amministrazioni e quant'altro. Qui si crea l'ennesimo problema tra il progresso e l'ambiente, perché è vero che noi si va verso il 5G, il 6G e poi va a sapere che cosa, però ci sono le aree interne che rimangono sicuramente penalizzate. Qualsiasi azienda, ovviamente etimologicamente
vuol dire fare profitti e quindi è meno interessata a poter perseguire la copertura di tutto il territorio, ma come politica, come pubblico, noi dobbiamo fare in modo che questo succeda. La Giunta ha presentato una proposta di legge per modificare la legge regionale 49/2011 alla luce dell'ultima direttiva che impone di fatto agli Stati membri di realizzare le infrastrutture per il 5G, cioè per l'ultima generazione di telefonini, per farsi comprendere, e naturalmente di servizi digitali. È una norma in chiaroscuro perché, al di là di alcune semplificazioni, elimina però dall'obbligo di accatastare nel catasto pubblico degli impianti i microimpianti, che sono quelli in realtà che stanno riempiendo le nostre città. Basti pensare che attraverso le audizioni di ANCI ed ARPAT abbiamo saputo che in Italia saranno installate nei prossimi anni oltre 100.000 antenne e in Toscana non meno di 7.000, il che vuol dire evidentemente che aumenterà il livello di inquinamento elettromagnetico, che dovrà essere tenuto sotto controllo secondo il principio di prudenza che vige a livello europeo. E come annunciato nei titoli, parliamo adesso delle norme sul governo del territorio. L'aula di Palazzo del Pegaso a Firenze ha approvato a maggioranza la legge di modifica alle norme in materia di governo del territorio. Vediamo. Con l'intervento di oggi noi facciamo due cose sostanzialmente: alleggeriamo la procedura per la formazione dei piani strutturali dei comuni e adeguiamo le norme che provengono dal testo unico dell'edilizia, favorendo la ricostruzione, favorendo la ristrutturazione e il recupero dei fabbricati. Come Commissione siamo intervenuti anche per accentuare le semplificazioni nel tema, per esempio, del recupero delle acque, favorendo l'insediamento di cisterne anche nell'attività agricola amatoriale senza titolo edilizio. Abbiamo semplificato anche per i nostri agricoltori la permanenza e la costruzione delle serre, che sono tanto necessarie per l'attività agricola da parte dei nostri vivaisti e dei nostri agricoltori. Quindi un intervento che mira alla semplificazione e che, lasciando fermi i principi della legge, di cui abbiamo ovviamente bisogno. Una proposta che veniva da Italia Viva, una nostra battaglia che si concretizza, soddisfazione per i due voti determinanti di Italia Viva per consentire la modifica di questa legge che semplifica l'urbanistica nei comuni toscani, che limita l'attività della copianificazione, che velocizza le opere pubbliche, ma che soprattutto crea sviluppo. Questa era la nostra battaglia politica, era un impegno politico assunto nel 2020 quando ci siamo candidati in coalizione a sostegno del Presidente Gianni. Oggi che arriva questa legge l'abbiamo voluta votare con convinzione e anche soddisfazione di dimostrare quanto questa coalizione poi nel merito delle questioni sia compatta e nello stesso tempo quanto sia determinante il lavoro e il ruolo che svolge Italia Viva nella maggioranza, non soltanto perché senza i nostri due voti non avremmo avuto la maggioranza dell'Aula, ma soprattutto perché siamo importanti e propulsivi rispetto a una politica riformista di questa regione. Siamo alla 92esima modifica della legge sull'urbanistica regionale in 10 anni, sono circa 10 modifiche l'anno, circa uno il mese, e si continua a non capire che questa legge andrebbe buttata nel cestino e rifatta. Ma in realtà chi contesta la legge Marzon del 2014, e magari era proprio in consiglio e magari era anche presidente della Commissione Territorio e Ambiente, oggi evidentemente ha una visione diversa, ma governava il PD allora come governa il PD oggi. Noi sulle semplificazioni di questa legge ci siamo sempre astenuti, crediamo, e anche questa volta l'abbiamo fatto, crediamo che una semplificazione serva, ma una semplificazione vera e non queste continue modifiche che poi creano molto disagio soprattutto all'interno degli uffici tecnici dei comuni e dei nostri amministratori, che magari poi si trovano a dover fronteggiare innumerevoli controversie con altri enti e anche con privati. Io mi sono astenuto perché nella mancata chiarezza della legge 65, che è stata più volte cambiata, modificata, non siamo riusciti a raggiungere ancora un testo che possa essere perfettamente comprensibile, ma soprattutto perfettamente utilizzabile, perché credo che sia importantissimo un coinvolgimento degli operatori e dei tecnici
che devono poi mettere in atto queste questioni. Per cui sicuramente qualche cosa di buono c'è, perché anche il cercare di semplificare un pochino tutto quello che è l'iter autorizzativo è importante e sicuramente va nella direzione giusta. Ma credo che se non abbiamo chiaro noi ciò che vogliamo raggiungere, ancora più difficile lo sarà per coloro che devono metterla in pratica. Il Partito Democratico per l'ennesima volta ha portato una mini modifica alla legge urbanistica, la famosa Marzon, la 6514, che conoscono bene i professionisti e i tanti operatori anche del diritto che si trovano all'interno dei comuni. Hanno portato alcune semplificazioni, togliendo cioè la conferenza di copianificazione per alcune ipotesi, cioè quella conferenza che mette allo stesso tavolo i comuni e la regione per trovare una quadratura dello sviluppo del territorio. Ma si sono dimenticati, come noi avevamo suggerito e ci hanno bocciato gli emendamenti in commissione, di semplificare anche i termini per la pianificazione, perché i comuni, che hanno sempre maggiori difficoltà di personale e di risorse ad acquisire anche necessarie ad acquisire consulenze esterne, spesso e volentieri vanno oltre i termini molto stretti dei 3 anni per fare il piano strutturale e il piano operativo, perché in Toscana, a differenza che in altre regioni, si è voluto mantenere la doppia pianificazione e questo comporta grandi e gravosi procedimenti che mettono a repentaglio lo sviluppo del territorio e attraverso il regime cosiddetto di salvaguardia, quando si superano i 3 anni, provocano il blocco dell'attività edilizia con un doppio danno, cioè i comuni non incassano gli oneri di urbanizzazione e le opere pubbliche che sono connesse a tanti piani attuativi e i cittadini e le imprese non lavorano e non costruiscono quello di cui hanno bisogno. E affrontiamo in quest'ultimo servizio un tema molto importante, di grande attualità, la violenza di genere. C'è un'iniziativa di formazione rivolta agli amministratori locali sul tema violenza di genere, strumenti e nuove frontiere. Si è tenuto un convegno, noi ne vediamo un sunto. Sono davvero felice che la Fondazione Ballini abbia deciso di partire per le proprie iniziative di formazione degli amministratori della Toscana da un tema che è un tema culturalmente fondamentale. Fin quando una donna, soltanto una donna, verrà uccisa e verrà violentata dalle mani barbare di un uomo, ognuno di noi deve fare la propria parte. Dobbiamo farla prima di tutto chi, come me, ha responsabilità di sensibilizzare, di fare in modo che tematiche come queste arrivino da subito nelle nostre scuole. Permettetemi un ringraziamento sincero alla senatrice Valeria Valente. Ha portato avanti in questi anni un impegno fondamentale come presidente della commissione, un impegno che lascia in eredità una relazione che ognuno di noi deve fare e sentire propria. Solo con un impegno collettivo è possibile riuscire a costruire le condizioni perché tutto questo non accada più, ed è un impegno che ognuno di noi qui deve sentire proprio. Ci auguriamo che tutte le istituzioni, così come il Consiglio regionale e la Fondazione, continuino a impegnarsi su questo terreno. È un terreno difficile e insidioso sul quale purtroppo non conosciamo battute d'arresto, ancora di queste ultime ore altri 2 femminicidi, questo a testimonianza di un problema che non necessita soltanto di risposte sul campo penale, repressivo, punitivo, ma soprattutto su un investimento di cultura e di cambio di mentalità. Noi abbiamo necessità di formare nuove donne e nuovi uomini, abbiamo necessità di mettere in atto dei percorsi formativi, educativi, e siano improntati davvero al riconoscimento dell'altro da sé, al riconoscimento del diritto alla libertà, all'autodeterminazione degli altri da noi, in particolare quando queste sono donne o comunque quando queste sono portatori di una visione del mondo che non è quella dell'universale maschile, all'interno del quale pensiamo di ricomprendere tutto, ma non è più così, ce lo dice il numero inaccettabile dei femminicidi. In questo convegno porto l'esperienza della città metropolitana per la realizzazione del bilancio di genere su 39 dei 42 comuni della città metropolitana. Sicuramente da questo strumento possono emergere indicatori di lettura che possono poi mettere in moto azioni alla politica per davvero dare una risposta concreta a questo tema che davvero tutti i giorni è all'ordine del giorno e sta sconvolgendo l'Italia intera e il mondo.
È una prima iniziativa fatta direttamente dalla Fondazione per la Formazione Politica Alessia Ballini. Iniziamo questo percorso, vuole essere un percorso formativo per gli amministratori, per chi ha il compito, l'onere gravoso di stare quotidianamente sul territorio. Iniziamo da un territorio di frontiera, quello della violenza di genere, in cui l'interrogativo è che cosa può fare la politica su vicende tanto intime, tanto dolorose quanto collettive. E qui si conclude il consueto appuntamento settimanale dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Non mi resta che ricordarvi che potete rivedere tutte le attività e tutti i servizi dedicati all'Assemblea Toscana sul sito inconsiglio.it. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento a tutti. Arrivederci.